Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Navelbine, capsula molle Pierre Fabre Pharma SRL, ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cos'è Navelbine, capsula molle? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Navelbine, capsula molle durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Navelbine, capsula molle? Navelbine, capsula molle è un farmaco a base del principio attivo vinorelbina bitartrato, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico alcaloidi della vinca ed analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda Pierre Fabre Pharma SRL. Navelbine, capsula molle può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Navelbine 20 mg 1 capsula molle, Navelbine 30 mg 1 capsula molle. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pierre Fabre Pharma SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe: A principio attivo: vinorelbina bitartrato, gruppo terapeutico: antineoplastici, forma farmaceutica. Capsula molle, indicazioni: carcinoma polmonare non a piccole cellule, carcinoma mammario metastatico. Posologia: pazienti adulti in monoterapia, la dose raccomandata è la seguente: prime 3 somministrazioni 60 mg/m2 di superficie corporea, in un'unica somministrazione settimanale. Somministrazioni successive: dopo la terza somministrazione, si raccomanda di incrementare la dose di Navelbine capsule molli 80 mg/m2 in un'unica somministrazione settimanale, tranne in quei pazienti nei quali la conta dei neutrofili risulti inferiore a 500 mm3 in un controllo, ossia compresa tra 500 e 1,000 mm3 in più di un controllo durante le prime 3 somministrazioni a 60 mg/m2. Conta dei neutrofili durante le prime 3 somministrazioni a 60 mg/m2 settimana, neutrofili 1000 neutrofili e 500 e conta dei neutrofili dopo la quarta somministrazione a 80 mg/m2 settimana, neutrofili 1000 neutrofili e 500 e per i regimi combinati, la dose e lo schema posologico dovranno essere adattati al protocollo di trattamento. Sulla base degli studi clinici effettuati, la dose orale di 80 mg/m2 è risultata corrispondente a 30 mg/m2 della formulazione per via endovenosa e quella di 60 mg/m2 ossa 25 mg/m2 EV. Questi dati hanno rappresentato la base per i regimi combinati che alternavano la forma iniettabile e la forma orale, migliorando i vantaggi per il paziente. Per i regimi combinati la dose e lo schema posologico dovranno essere adattati al protocollo di trattamento. Anche per pazienti con una superficie corporea e 2 m2 la dose totale non deve mai superare i 120 mg per settimana, 60 mg/m2 e 160 mg per settimana, 80 mg/m2. Somministrazione Navelbine deve essere assunta rigorosamente per via orale. Le capsule di Navelbine vanno assunte con un po' d'acqua e non devono essere né masticate, né succhiate, né dissolte. Si raccomanda l'assunzione con un po' di cibo. Somministrazione a pazienti anziani: nell'esperienza clinica non si sono osservate differenze significative nella risposta di pazienti anziani, sebbene non si possa escludere una maggiore sensibilità in alcuni di questi pazienti. L'età non modifica la farmacocinetica di vinorelbine, vedere paragrafo 5.2. Somministrazione a bambini: poiché la sicurezza e l'efficacia nei bambini non sono state definite, l'utilizzo nei bambini non è raccomandato, vedere paragrafo 5.1. Somministrazione a pazienti con insufficienza epatica: Navelbine può essere somministrata ad una dose standard di 60 mg/m2 settimana in pazienti con patologia epatica lieve, bilirubina 1,5 x ULN, e alte/OAST tra 1,5 e 2,5 x ULN. Nei pazienti con patologia epatica moderata, bilirubina da 1,5 a 3 x ULN, indipendentemente da alte/AST, Navelbine deve essere somministrata alla dose di 50 mg/m2 settimana.
La somministrazione di navelbine a pazienti con grave patologia epatica non è raccomandata, poiché in questa popolazione non ci sono dati sufficienti per determinare la farmacocinetica, l'efficacia e la sicurezza del prodotto medicinale, vedere paragrafi 4, 4, 5, 2. Somministrazione a pazienti con insufficienza renale. Dal punto di vista farmacocinetico, non esiste razionale per la riduzione della dose di navelbine in pazienti con insufficienza renale grave, dato il basso livello di escrezione renale, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Per la somministrazione di navelbine si devono rispettare istruzioni specifiche, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni ipersensibilità nota al principio attivo, vinorilbine, altri alcaloidi della vinca o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Patologie che influenzino l'assorbimento in maniera significativa. Pregressa resezione chirurgica significativa a livello dello stomaco e barra o dell'intestino tenue. Conta dei neutrofili. 1, 500 mm 3 o presenza di gravi infezioni in corso recenti, nelle ultime due settimane. Conta piastrinica. 100, 000 mm 3. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Pazienti che richiedono ossigenoterapia per lungo tempo. In combinazione con il vaccino contro la febbre gialla, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze speciali navelbine deve essere prescritta da medici esperti nell'uso di chemioterapia con attrezzature per il monitoraggio dei farmaci citotossici. Se il paziente dovesse per errore masticare o succhiare la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni comuni a tutti i citotossici. A causa dell'aumento di rischio di trombosi in caso di patologia tumorale, è frequente l'impiego di un trattamento anticoagulante. La grande variabilità intraindividuale della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere navelbine, capsula molle insieme ad altri farmaci come Clamodin, Claritrol, Claritromicina Accord, Claritromicina Almus, Claritromicina Tan, Claritromicina Alter, Claritromicina Doc generici, Claritromicina EG, compressa rivestita, Claritromicina EG Stada, Claritromicina HCS, Claritromicina Exal, Claritromicina ICMA, Claritromicina Milan Generics, Claritromicina Pensa, Claritromicina Sandoz, Claritromicina Sandoz GmbH, granulato, Claritromicina San, granulato, Claritromicina San Pharma, compressa rivestita, Claritromicina Teva, Claritromicina Zentiva, Clarmac, Dronedarone Aristo, Eritromicina IDI, crema, soluzione, Eritromicina IDI, gel, Eritromicina Lattobionato Fisiofarma, Itraconazolo Doc generici, Itraconazolo EG, Itraconazolo Milan Generics, Itraconazolo Sandoz, Itraconazolo Teva, Itragerm, Caletra, compresse rivestite, Caletra, soluzione, Ketoconazole HRA, Ketonova, Clacid, compressa rivestita, granulato, Clacid, polvere, Clacid RM, Clurenis, Cruclar, Lauromicina, Lopinavir Ritonavir Accord, Lopinavir Ritonavir Milan, Macladin, compressa rivestita, Macladin, compressa rivestita, granulato, Macladin, polvere, Multac, Nixodue, Nixoral, crema, Nixoral, shampoo, Norvir, compressa rivestita, Norvir, polvere per sospensione, Noxafil, compressa gastroresistente, Noxafil, sospensione, Posaconazolo Accord, Posaconazolo Acl, Posaconazolo EG, Posaconazolo EG Stada, Posaconazolo Fresenius Kabi, Posaconazolo Milan Pharma, Posaconazolo Milan, Posaconazolo Sandoz, Posaconazolo Teva, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Soriclar, compressa rilascio modificato, Soriclar, compressa rivestita, Spendor, Sporanox, capsula, Sporanox, soluzione, Trazer, Triasporin, capsula, Triasporin, soluzione, Viclam, compressa rivestita, Viclam, compressa rivestita, granulato, Viclam, polvere, Vend, compressa rivestita, compresse rivestite, Vend, polvere, Boriconazolo Accord, Boriconazolo Aristo, Boriconazolo Aurobindo, Boriconazolo Diarreddis, Boriconazolo Ibiscus, Boriconazolo Milan, Boriconazolo Sandoz GmbH, Boriconazolo Sandoz, Boriconazolo Teva, Vinclar, Zinerit, ecc. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere navelbine, capsula molle durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere navelbine, capsula molle durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono sufficienti dati relativi all'uso di vinorelbine in donne in gravidanza.
Gli studi sugli animali hanno mostrato embriotossicità e teratogenicità, vedere paragrafo 5, 3. Sulla base dei risultati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari, ma sulla base del profilo farmacodinamico vinorelbine non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Comunque è necessario prestare cautela nei pazienti trattati con vinorelbine, tenendo in considerazione alcuni effetti indesiderati del farmaco, vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati. La frequenza globale degli effetti indesiderati è stata determinata dagli studi clinici effettuati su 316 pazienti, 132 pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule e 184 pazienti con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi. Il sovradosaggio con capsule molli potrebbe dar luogo a ipoplasia midollare, che può essere a volte associata a infezione, febbre, ileo paralitico e disturbi epatici. Procedura di emergenza. Se il medico lo ritiene necessario, andrebbe instaurato un trattamento di supporto con trasfusioni di sangue, fattori di crescita e terapia antibiotica ad ampio spettro. Si raccomanda un attento monitoraggio della funzione epatica. Antidoto. Non si conosce alcun antidoto per il sovradosaggio di nabelbine. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Alcaloidi della vinca ed analoghi. Codice ATC. L01CE04. Meccanismo d'azione. Nabelbine è un farmaco antineoplastico della famiglia degli alcaloidi della vinca, ma diversamente da tutti gli altri alcaloidi, proprietà farmacocinetiche. I parametri farmacocinetici di vinorelbine sono stati valutati nel sangue. Assorbimento dopo somministrazione orale, nabelbine è rapidamente assorbita e il Tmax viene raggiunto fra 1,5 e 3 ore con una, dati preclinici di sicurezza. Vinorelbine induce danni ai cromosomi, ma non è mutagen al test di Ames. Si presume che vinorelbine possa causare effetti mutageni nell'uomo, induzione di aneuploidia e polipluidia. Nell'animale, in studi, elenco degli eccipienti soluzione di riempimento. Etanolo anidroacqua depurata glicerolo macrogol 400 capsula. Gelatina glicerol 85% anidrisorb 85, 70, contiene sorbitolo e 420 e 1,4, sorbitano, manditolo e 421, polioli superiori, ossido di farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di nabelbine, capsula molle a base di vinorelbina bitartrato sono vinorelbina DOC, fonte, foglietto illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.